Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. El míster definió el equipo y yo me veía entre los 11 titulares. Me dio mucha alegría por haber debutado con la camiseta del Palermo, que para mí en lo personal es muy importante. Y después el partido, bueno, con lo dicho de todos mis compañeros o de todos los profes que arman este club, me dijeron que lo había hecho bien y eso me causó satisfacción a mí y muy feliz para enfrentar en otro partido a quien me toque participar. Innanzitutto sono stato molto contento già di sapere il giorno prima che avrei giocato come titolare la partita e quindi già questo mi aveva dato molta carica. E poi sono stato molto contento che a livello tecnico la partita si sia giocata in una modalità tecnica che mi si confà molto e questo sicuramente è stato, come dire, mi ha agevolato anche. E a fine partita sono stato molto contento soprattutto per il fatto di avere ricevuto delle gratificazioni da parte del resto della squadra, del mister, su come avevo giocato, il che sicuramente mi rende molto contento e in attesa della prossima. E un'altra cosa, la prima parte della stagione a Novara diciamo non hai trovato molto spazio, cosa è successo e se poi pensavi tornando a Palermo che invece lo avresti trovato? Bueno, sí, yo a la llegada al Novara hubo un problema que llegué a mitad de campeonato, se podría decir, a fines de octubre. Y en adaptarme al fútbol italiano, a la táctica y esas cosas me costó un poco entrar al equipo y todo. Ya después el míster del Novara me dio la oportunidad de jugar un partido en la Copa Italia y lo hice muy bien. Y ya después de ese partido me consideró en todos los encuentros, fui a casi todos los partidos al banco. Y en un partido contra el Napoli me tocó entrar el segundo tiempo y igual lo hice bien. Pero nada más fue eso y la vuelta al Palermo fue igual una cosa técnica que yo preferí volver acá en vez de quedarme allá, que ya había muchos jugadores en mi posición. Y acá igual, pero este era mi equipo y este era el equipo donde yo quería jugar y donde yo quería formar parte de una gran escuadra. Inizialmente quando ho cominciato a giocare col Novara, non essendo entrato all'inizio della stagione, questo chiaramente ha allungato un attimo i tempi, poi ho avuto però modo di giocare la mia prima partita che è andata bene, della quale sono contento, e da quel momento in poi infatti anche l'allenatore mi ha maggiormente considerato per il resto delle partite, tant'è che sono rientrato poi per la partita del Napoli. E sono contento di essere tornato qua perché comunque era col Palermo che volevo giocare fin dal principio, per quanto a Novara mi sia trovato bene ed è stato un ottimo campo di allenamento. Ciao Carlos, domenica sei stato impiegato da centrale di sinistra di una difesa a 3, è l'assetto tattico nel quale riesci a esprimerti al meglio o preferisci giocare in una difesa a 4? Bueno, se podría decir cada partido da un funcionamiento táctico. El partido de Leche me tocó jugar de central por la izquierda. En general me gusta, se podría decir, todas las posiciones de central, si es por la izquierda o si es por la derecha, me da sumamente lo mismo. Si este fin de semana o si en algún otro partido el míster quiere utilizarme o quiere que juegue, sinceramente no me acomodo en cualquier puesto y la oportunidad que me dé lo voy a tratar de aprovecharla.
In realtà non ho una preferenza specifica, mi piace giocare da centrale, laterale, destro o sinistro, o centrale in ugual modo. E ogni partita poi si distingue per le necessità tattiche e credo di sapermi adattare a quelle che sono poi le esigenze dell'allenatore, quindi se l'allenatore vorrà modificare per la prossima partita sarò assolutamente disposto a farlo. Ciao Labrin, ciao, volevo chiederti innanzitutto se hai un calciatore in particolare o comunque come ti trovi con il resto della squadra. E poi volevo chiederti, visto che a Novara ci sono tanti calciatori che sono passati qui da Palermo, se qualcuno già ti aveva dato un po' l'impressione di quello che avresti trovato qui in città e in squadra. Sì, alcuni di loro che sono passati da Palermo, che andavo a saber hablando del equipo del Palermo, yo de cuando estaba en Chile siempre he escuchado hablar de que era un equipo grande de prestigio acá en Italia y con los compañeros que tuve en Novara me ratificaban lo mismo, que este era una escuadra muy grande a nivel competitivo. Y así que nada, llegando acá, gracias a Dios en este equipo se encuentran muchos sudamericanos que me abrieron las puertas, que me aconsejaron o me ayudaron en cosas personales. Y eso es bueno, pero sabiendo que llegando a este equipo iba a ser un gran desafío para mi vida deportista y mi vida personal. Sapevo fin dall'inizio che il Palermo era una squadra fatta di importanti giocatori ed effettivamente mi è stato sottolineato anche questo dai compagni del Novara. Arrivato qui mi sono trovato molto bene, poi ci sono molti calciatori sudamericani che forse anche per via della nazionalità che ci accomuna mi hanno magari aiutato un po' di più anche in cose personali, quindi mi sono sentito molto sostenuto comunque da tutti i giocatori e ribadisco che sono molto contento di essere qui perché per me questa è una bella sfida. A proposito di sfide, volevo un po' capire le tue sensazioni di questa settimana, perché tutto lascia presupporre che tu dovresti giocare anche sabato sera, visto lo stato di emergenza che c'è in difesa. Stai elaborando questa idea, come la vivi? Bueno, sì, lamentablemente hay harto compañero infortunado y el míster está probando tácticamente un funcionamiento. Él cree que es apropiado ocuparme para el fin de semana, voy a enfrentarlo de la misma manera que enfrenté el partido pasado, con todas las ganas y la humildad para aprovechar nuevamente una oportunidad que el míster me está dando. Sì, purtroppo ci sono in questo momento alcuni infortuni tra i calciatori e se il mister riterrà opportuno farmi giocare anche questa settimana sarò ben contento di affrontare la sfida così come ho fatto la settimana scorsa. Ciao Carlos, ti volevo chiedere a proposito delle dichiarazioni del tuo procuratore di qualche giorno fa, insomma, si stupiva che Mutti non ti facesse giocare, era molto preoccupato e insomma, ha detto che così hai perso una stagione. Anche tu ritieni di aver perso una stagione? Bueno, personalmente no creo que sea como supuestamente lo dijo él o lo interpretó en las palabras. Yo llegando acá a Palermo sabía muy bien que en mi posición de juego habían muchos jugadores buenos, de buena parte técnica y que tenía muchos partidos en Serie A. Sabía que personalmente jugar iba a ser muy difícil, pero como lo dije anteriormente, el fútbol es de oportunidades y cada oportunidad que me dé el míster, que me dé el tiempo de jugar, voy a tener que aprovecharlo al máximo para así demostrarle a él que estoy a un nivel para ayudar al equipo y jugar partidos.
In realtà non credo sia esattamente così, o forse le sue parole sono state mal interpretate. Io sapevo fin dall'inizio che nella squadra del Palermo, nel mio ruolo, nella mia posizione, ci sono molti altri giocatori, quindi non davo per scontato il fatto di poter giocare immediatamente, ma anzi, in realtà, come è già successo e sta succedendo, come è già successo, ho avuto modo di appunto poter giocare e cominciare a mostrare anche quelle che sono le mie qualità in campo, e se l'allenatore anche questo fine settimana deciderà di darmi l'opportunità, ben contento. A Palermo è arrivato Panucci, che è stato un grande difensore. Volevo sapere se lo conoscevi, lo seguivi da bambino, cosa sai di lui, che impressione ti ha fatto? Bueno, sí, a mí en particular desde chico siempre me ha gustado el fútbol italiano, siempre lo veía y se podría decir que sí, lo conocía, era un muy buen jugador y para mí que haya llegado a este gran club va a ser muchísimo aporte para nosotros como equipo y para este club. Sì, già lo conoscevo e l'ho sempre ritenuto un grande giocatore, e adesso che sono al Palermo sono appunto contento di poter giocare in questo stesso ruolo. Ciao, ti volevo chiedere una cosa: in questo momento in cosa ti senti già forte e pronto ad affrontare il campionato di Serie A, mentre cosa ti manca e come puoi acquisirlo giocando assieme a dei giocatori molto importanti come Silvestri e Balzaretti, cosa ti possono dare loro? Bueno, siempre van a, como jugador uno va a ir creciendo mientras va jugando partidos. En general, si el míster, como lo dije anteriormente, me da la oportunidad o me da un tipo de orden de hacer dentro del campo, lo voy a tratar de hacer con todas las ganas y obviamente ojalá que sea adecuado a su tipo de juego. Sé que en mi posición hay muchos jugadores, como dije anteriormente, muy buena calidad técnica y que han jugado mucho partido en Serie A. No me siento que se podría decir fuese un jugador ya dispuesto para jugar en Serie A. Como lo digo, cada partido, si me da la oportunidad de ir creciendo como jugador y adaptándome más al juego para así aportar más a la escuadra. Come calciatore chiaramente è anche il tempo e l'opportunità di giocare che ti fanno crescere nel tempo, quindi è chiaro che non mi sento al 100%, ma se sto giocando è perché probabilmente sto anche dimostrando al mister quelle che sono le mie qualità, e quando e se il mister mi dà la possibilità di giocare sono, come già detto prima, sono contento di potermi esprimere e di avere l'opportunità di migliorarmi nel tempo. Ciao Carlo, visto che ti conosciamo poco ti chiedo cosa ti piace di Palermo, con quale compagno di squadra hai legato di più? Bueno, en realidad la ciudad a mí con mi señora y mi hijo lo han gustado mucho porque se podría decir se parece un poco a Sudamérica. Y en el caso de la escuadra, bueno, obviamente con los que más hablo son con los sudamericanos, pero en general me llevo muy bien con toda la escuadra, somos un equipo muy unido y un equipo que siempre trabaja para el equipo y no pensando en lo personal. In realtà mi trovo abbastanza bene con tutti, mi trovo molto bene con tutti, forse ho per via della lingua parlo un po' di più con i compagni sudamericani, però mi trovo molto bene con tutti, anche perché è un gruppo che lavora per il gruppo e questo è molto bello. E per quanto riguarda la città di Palermo, l'impressione è positiva, ci è piaciuta tanto a me come a mia moglie e al mio bambino, e probabilmente anche perché ricorda un po' il Sud America. Altre domande? Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.